Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Giga regionale e media regionale del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto, è sottoscritto Marco, vi diamo sempre le notizie regionali della nostra regione Friuli Venezia Giulia e non solo, anche del meteo del Friuli Venezia Giulia. Vi è già preannuncio che il maltempo comincerà già da domani. Andiamo a vedere il tempo però previsto, le notizie che ci sono. Sulla A23 c'è un ponte che attende da 500 giorni di essere sistemato. Un anno e mezzo fa, per riparare il cavalcavia danneggiato da Palmanova a Felettis, era stato colpito da un escavatore. Lato vie dicono situazione micidiale. San Daniele, incendio in un'azienda di protesi biomediche, una decina i dipendenti intossicati. Prestiti e mutui casa, ecco tutti i debiti dei friulani. Finisce in cenere il capannone a pochi metri dall'elettrodotto. Una notizia di curiosità ma è vera. Mi hanno rubato la maglia di Alfredson. Il tema del bambino di 10 anni finisce su Facebook. Nord-Est Economia. Banche Venete, oggi vertice da Padoan e Vestager. Altre notizie incredibili. Montagna. Dopo le poste, anche le banche a singhiozzo. Gli sportelli della re di Friuli aperti a giorni alternati, a chiusa forte e Resia. Amatrice, dal Friuli Venezia Giulia gli aiuti dei territori colpiti dal terremoto. Partita con la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia, il progetto dell'architetto Stefano Boeri per la ricostruzione di ben 8 ristoranti storici del territorio colpito dal terremoto con il legno e la maestranza proveniente da Friuli Venezia Giulia. Contemporaneamente è già in costruzione la mensa scolastica. La tragedia dell'Erasmus. Elisa Valent un anno dopo messa dal Papa e laurea. Dopo la preghiera col Santo Padre, i genitori hanno ritirato il titolo di studio alla memoria. La studentessa di Venzone è stata salutata anche a Gemona e dell'Ateneo Friulano. Incidente a Sedigliano. Muore studentessa a pochi giorni dallo schianto. Aveva 16 anni. Alma Valentina Acosta Yepez era rimasta ferita in modo gravissimo sull'incidente stradale di venerdì 17 marzo. A Martignacco, Purtit in osterie. Il caso tiene in banco anche in chiesa. Ancora polemiche per l'annullamento della festa. L'appello di Don Caligaro. Basta attriti. La comunità resti unita. Vandali mettono fuori i velo box. È il terzo caso nella nostra regione. È ormai guerra aperta ai velo box a Mareto di Tomba. Sono saliti a 3 gli atti vandalici, di cui tali dispositivi sono stati oggetto e rilevati in località Castagliere e San Marco. Smartphone mania. Il cellulare nella culla per tenere i buoni i bimbi. Un'indagine regionale rivela un utilizzo troppo precoce delle tecnologie. Il 70% dei bambini da 2 a 3 anni già utilizza smartphone o iPad e troppo spesso viene regalato anche per il battesimo. Incredibile, veramente una cosa che quando ero piccolo io non succedeva mai, anzi il cellulare o il PlayStation o cose del genere non c'erano, c'era solo una TV che di cui si poteva vedere solo i cartoni. Da cattivo sul set ha imputato di stalking.
L'attore Max Zago è stato denunciato dall'ex moglie per minacce e atti persecutori. In aprile l'udienza preliminare. Graffitaro sorpreso in stazione Udine. Agente ferito durante l'inseguimento. L'agente è rimasto ferito durante l'inseguimento in uno dei due graffitari. Nell'auto dei Freakers c'era un zainetto contenente 5 bombolette di vernice Sprite di vari colori, uccelli di ricambio e altro materiale riconducibile per l'attività di graffitaggio. A Sedigliano, un altro bovino morto lasciato in un fosso. La carcassa di un vitello trovata un mese dopo quella di una mucca. Indagini in corso. Vaccini, copertura dai virus sotto la soglia indicata dagli esperti. Lontano il tasso del 95% per garantire chi non può tutelarsi. I dati più in alto di adesione nel pordenonese. Udine all'ultimo posto. Spiaggia in Friuli, Lignano è la più gradita ma ha un difetto, è carissima. Il parere di 2131 turisti in Austria e Germania su 5 località di mare. Ecco i punti di forza e debolezza di Grado, Bibione, Jesolo e Caorle. Le notizie di meteo nella nostra regione. Vi diamo subito già e diciamo già in presenza che oggi il tempo è stabile, nuvolature coperto in tutta la diciamo Udine, in montagna si potrebbe possibilità di qualche debole locale pioggia, tempo però nel Trevisiano, nebbie e nelle ore notturne nella bassa pianura e nella costa. Tempo per domani, mercoledì 22 marzo, al mattino cielo coperto con piogge deboli e sparse su pianura e costa, moderate sui monti, dal pomeriggio ancora coperto sui monti con piogge moderate e quota neve sui 1800 metri circa, mentre su pianura e costa avremo una nuvolosità variabile con qualche schiarita, ma sarà possibile anche qualche debole pioggia residua. Possibili foschie anche dense, specie di notte. Le temperature in pianura e in costa sono invariate, cioè minime da 8 a 11 gradi in pianura e in costa, e la stessa cosa anche le massime in pianura e in costa da 14 a 16 gradi. In 1000 metri 7 gradi, in 2000 metri più 1 grado la media. Il tempo per dopodomani, giovedì 23 marzo. Al mattino cielo coperto, con precipitazioni moderate sui monti e quota neve sui 1800 metri circa. Piogge deboli o sparse su pianura e costa. In giornata miglioramento a iniziare nella costa e nel pomeriggio saranno possibili delle piogge residue solo sui monti. Possibili foschie anche dense di notte in pianura. Le temperature saranno minime da 8 a 11 a 10 gradi, le massime 17 a 19 gradi. In costa minime da 10 a 12 gradi, le massime da 14 a 16 gradi. In 1000 metri 7 gradi, in 2000 metri più 2 gradi la media. Il tempo per la tendenza venerdì 24 marzo, tempo più stabile nella nostra regione, con cielo sereno o variabile e maggiore incursione termica. Possibili nebbie notturne su pianura e costa. Le temperature in pianura sperano minime da 5 a 8 gradi, le massime da 18 a 21 gradi. In costa minime da 10 a 12 gradi, le massime da 16 a 18 gradi. 1000 metri 10 gradi, 2000 metri 4 gradi la media. E infine la tendenza per sabato 25 marzo, cielo in prevalenza poco nuvoloso, forse variabile sui monti, in pianura temperature decisamente miti di giorno, mentre di notte saranno possibili locali nebbie. Le temperature in pianura saliranno, ormai siamo entrati già da ieri
Ecco la giornata di primavera, equinozio di primavera. Difatti le temperature saranno minime da 5-8 gradi, le massime da 21 a 23 gradi. In costa minime da 8 a 11 gradi e le massime da 16 a 19 gradi. In 1000 metri 12 gradi e in 2000 metri 4 gradi la media. Bene, vi informo che il TG regionale, Meteo Regionale, Prenota Giulia, sarà presente sulle piattaforme di Spreaker di Stab Radio, RD Radio 1 di Roberto De Angelis, di Fanottini, e su A2 Radio Fuji Nord-Est. E poi la potete trovare anche su Facebook e su Twitter. Bene, questo è tutto. Saluto Andrea, Elena e Roberto e Stefano di Roma, e questo è tutto. Vi informo che fra poco ci sarà anche il TG Sportivo. Ciao a tutti, da Marco è tutto. Mandi, mandi.